Oggi facciamo una buonissima ricetta delle pennette al peperoncino con cozze, funghi e pancetta, una sorta di Mare Monti un po' rivisitata. Per realizzare questa ricetta per 4 persone occorrono 1 kg di cozze, 320 g di pasta, queste sono pennette al peperoncino della fabbrica della pasta di Gragnano, 250 g di champignon, questi sono al naturale, e questi due prodotti li troverete nei negozi online utrimitali.com. Poi occorre una fetta di pancetta, questa è un 150 g, due spicchi d'aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, del sale, due cucchiai di olio extravergine d'oliva e del prezzemolo, quanto basta. Ok, passiamo subito all'esecuzione. Come prima cosa tagliamo l'aglio un po' grossolanamente. Poi ho già messo l'acqua per la pasta, l'ho già salata. Mettiamo l'aglio e aggiungiamo due cucchiai d'olio. Ci mettiamo dentro le cozze, le portiamo in padella sul gas, chiudiamo e le facciamo aprire. Le cozze sono lì che adesso si aprono e noi mettiamo queste pennette. Hanno questo colore perché, come vi ho detto, sono al peperoncino. Nel frattempo che le cozze si aprono, noi tagliamo a striscioline la pancetta. Questa è dolce, non è affumicata. E poi faremo dei cubettini così a metà. Adesso apriamo i funghi, questi sono i champignon al naturale. Mettiamo tutta l'acqua fresca, teniamo da parte, tutte le cozze saranno aperte. Giriamo intanto la pasta. Le cozze si sono aperte, quindi adesso le prendiamo e andiamo a sgusciare. Prendiamo un po'. Ho finito di sgusciare le cozze e ho tenuto il liquido di cottura da parte che poi mi servirà. Adesso prendiamo la pancetta e l'olio e andiamo in padella. Mettiamo un goccio d'olio, la pasta è quasi pronta, perché comunque non serve tanto a fare questo sughetto. Facciamo riscaldare. Ho tolto il liquido di cottura perché sennò perché voglio la pancetta croccante, e se lascio l'acquetta non fa quell'effetto. Okay. Facciamo da rosolare. Facciamo insaporire per bene così e adesso aggiungiamo i funghi. Questi sono già cotti perché erano al naturale, quindi ci vuole proprio pochi minuti. Ho appena scolato la pasta, aggiungiamo anche le cozze. Facciamo prendere tutti i sapori, sfumiamo con un po' di vino bianco, proprio due dita, lo lasciamo evaporare. Adesso mettiamo due cucchiai di fondo di cottura delle cozze, cioè due mescoli, così, anche tre. La lasciamo insaporire 3 minuti, 3-4 minuti, e poi ci andremo a saltare la pasta che ho appena scolato. Il sughetto si è rappreso, adesso noi mettiamo la pasta. La facciamo saltare e insaporire. Io questa pasta è bella saporita perché è piccante. Alla fine aggiungiamo anche il prezzemolo fresco che io ho tritato. Proprio per l'ultimo. Ok, il piatto è pronto, adesso andiamo a impiattare. Ecco, il piatto è pronto. Le pennette al peperoncino con cozze e funghi
e pancetta. Buonissima. Ciao, alla prossima.